Ci sono cose nella vita che nascono e crescono senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Altre invece che hanno bisogno di molta cura. Tutti i giorni mi alzo alle 6 di mattina per prendermi cura della mia terra, così come fa mio padre e come faceva suo padre e il padre di suo padre. Ora ci sono io, mia moglie Pina, mio padre Paolo, mia mamma Antonietta e mia figlia Elisabetta. Ma ci sono anche galline, vitelli, mucche, pecore, capre, maiali, un asino, un cavallo e il cane Jack. Che sapore ha la terra? Mio nonno diceva che un buon contadino sa perfettamente che sapore ha la terra. Io so solo che sa di buono. E noi facciamo in modo che quei sapori non vadano perduti. E grazie ai nostri antenati abbiamo imparato anche ad usarli. Per fare ad esempio la pizza Cima, una pizza senza lievito ma molto buona. Sarà perché la fa mia moglie con le sue mani. Mio padre ha 74 anni e tutte le mattine continua ad alzarsi alle 5 per accudire i suoi animali. Si è sempre preso più cura dei suoi animali che dei propri figli. Sarà per questo che il latte è così buono, per non parlare dei formaggi. Mia mamma, quando non sta nell'orto, prepara il pane. Non so come spiegarlo, ha un ritmo tutto suo. È come se vivesse in simbiosi con la sua terra. È faticoso? Certo, come tutti i lavori. Ma quante massetta è che sotto queste parole? Una lesca di pane, un madorro e salsicciotto, un bicchiere di vino? Beh, per me questo è sentirsi a casa.